Mi ricordo bene quel giorno, era metà novembre, mi svegliai che fuori era già buio. Diciamo che la sera prima è stata complicata. Per abitudine accesi la radio, sperando di sentire la notizia di un qualche pazzo sostenere di avere i fantasmi in casa. Ma poi mi ricordai che i tempi sono cambiati, e soprattutto l'opinione pubblica riguardo il mio lavoro, o meglio, ex lavoro, è cambiata. I dettagli importanti me li ricordo tutti. La birra sapeva di piscio. Faceva un freddo cane e non avevo ancora pulito il vomito nel lavandino. Per fortuna il mangiare era già in tavola. Viagra, cetriolini e birra. Chi diavolo poteva essere a quell'ora? E soprattutto, come fa a squillare il telefono se la cornetta è alzata? Caro vecchio Marco, sei un po' che non ci si sente, Se per te 7 anni sono un po'... Non mi stupisco del fatto che non ti sia ancora sposato. eh? Noto con piacere che hai conservato il tuo senso dell'umorismo. Ti sembra abbia un naso rosso e una parrucca? Se avessi voluto far ridere avrei fatto un altro lavoro. Vuoi arrivare al punto? Sono abbastanza impegnato. Sono sicuro che la tua scatola di cetriolini non se la prenderà se ti rubo 10 minuti. Dobbiamo parlare di cose importanti. Ieri a Tanglewood Street è successo qualcosa di insolito. E dimmi, perché ti dovrei aiutare? Non mi sembra tu abbia fatto molto per me quando sono stato linciato dai tuoi amici. Non te lo sto chiedendo come favore, diciamo che lo sto facendo per te. Cosa diavolo voleva dire? Di certo però il vecchio Frank aveva stuzzicato il mio interesse. Mi dirissi verso il camion. Ormai ero di nuovo in pista.